Il nuovo Grande Fratello è iniziato, ma i protagonisti della scorsa edizione fanno ancora parlare di loro. Come Paolo Masella, che ha da poco inaugurato la sua nuova macelleria, o Sergio e Greta, che pare abbiano rotto definitivamente. E poi ci sono Mirko e Perla, su cui i riflettori non si sono mai spenti. In breve, dopo la rottura a Temptation Island 2023, i due si sono ritrovati nella casa. Nonostante Mirko avesse iniziato una relazione con l'ex tentatrice Greta, lui e Perla si sono pian piano riavvicinati, facendo sognare migliaia di fan, che si sono soprannominati i Perletti. Perla alla fine ha trionfato e dopo l'uscita dal GF è ufficialmente tornata con Mirko. Tuttavia, la loro riconciliazione è durata solo pochi mesi. Perla dopo Mirko, con l'ex concorrente del GF. Ma dopo post e vacanze romantici è arrivata la doccia fredda per i fan. A quanto pare, l'ex coppia non è mai riuscita a superare la prima rottura, così la decisione definitiva di prendere strade diverse. I fan non hanno preso affatto bene la notizia del loro addio e tantomeno smesso di sognare un ritorno di fiamma. Anche perché, secondo certe indiscrezioni, i due sarebbero ancora in contatto, ma non avrebbero ancora deciso quale direzione prendere riguardo al loro rapporto. Ma qui si inserisce una nuova voce bomba che riguarda la vincitrice dell'ultimo Grande Fratello. Perla è stata avvistata con un altro ex noto concorrente del reality di Alfonso Signorini e a molti questo avvicinamento è parso più che sospetto. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro. Si sono incontrati alla Milano Fashion Week, come mostra la foto di gruppo condivisa da entrambi, e hanno subito iniziato a seguirsi su Instagram. A fine serata lei è stata pizzicata a sbirciare il profilo di lui, tanto da avergli messo un like a un vecchio post. Tanto è bastato per far gridare al flirt. Ma sarà vero?